Salerno io la trovo una bella città, perché c'è il mare, è una zona quieta. È il più a misura d'uomo rispetto alla città da cui provengo. Chiunque viene si innamora di Salerno. Gli italiani siamo di cuore innanzitutto, siamo persone molto aperte, gentili, siamo fortunati. Ci troviamo tra due costiere, Costiera Amalfitana che è spettacolare e quella Cilentana che è altrettanto bellissima, stupenda. Io faccio sempre questa battuta, in fondo è vero, è una città molto per i bambini e per i vecchi, quindi manca questa fascia di mezzo che siamo noi. Infatti molti ragazzi se ne vanno al nord perché veniamo sottopagati e quindi se andiamo al nord troviamo quella sicurezza in più per poter lavorare e avere tutti i contributi, tutti i diritti che dovremmo avere. Ho anche io molti amici che per esempio studiano al nord, quindi hanno abbandonato Salerno, come me tornano quando possono per stare con i parenti, con la famiglia. Lasciare Salerno significa non dare la possibilità di crescere, di innovarsi, insomma, e di conseguenza di non poter mai avere qui nella città che amiamo la vita che magari desideriamo. Abbiamo un grande potenziale, però non viene, diciamo, sfruttato. Abbiamo molti palazzi medievali in cui è spiegata la storia dei Normanni, i molti punti di Salerno che a parer mio e credo a parere anche di altre persone sono ricchi. Per quanto riguarda anche la vita, se sai viverla può essere serena anche dal punto di vista economico. E tanti anni fa era dove c'era la gente, era dove c'era pure le strade, tutto è cambiato. Che adesso Salerno è diventata molto turistica negli ultimi anni. Se si fa un paragone solo con pochi anni fa adesso, è giorno e la notte praticamente. Man mano credo che anche col ricambio generazionale, l'impulso che stanno cercando di dare i giovani, credo che negli anni potrà migliorare questa situazione. Sta crescendo, cresceremo, si spera sempre in meglio.